Ok, sarà meglio cominciare dall'inizio. Immagino che si possa fare per un'ultima volta. Era un giorno come qualunque altro. Niente monete, niente lavoro e tutto intorno a me cadeva a pezzi. Un normalissimo martedì. Gestisco una piccola azienda investigativa, da Luigi. L'unico inconveniente è che la gente la confondeva per una pizzeria. Ehi! Ma le fate le pizze vegane? L'altro Luigi lo trovi sulla terza! Poi lei varcò quella porta e tutto cambiò. Ma salve, straniero. Peach, che cosa diavolo vuoi? Hai una bella faccia tosta dopo tutto quello che mi hai fatto. Fammi indovinare, ti serve una mano. Molto buffo. Nel 2007 nella Coppa Stella l'ho coperta di inchiostro. E la sua vita da lì non si è più ripresa. Droghe, scommesse, religione. Poi di nuovo le droghe. E un breve periodo di oggettini fai da te in vendita su Etsy, che ovviamente non funzionò. Non posso farti alcun favore, ho le mani legate. Mi devi un favore, tu sporco bastardo! Sei fortunato che non faccia radere al suolo questo posto! Questi piccoletti ti uccideranno. Lo spero proprio. Va bene, va bene. Non potrei mai dire di no a quel faccino. Qual è il lavoro? Mario è fuori tutta la notte. Resta nel suo ufficio, ma non sta lavorando. Penso ci sia qualcosa di molto brutto. Ho delle monete. I soldi parlano. Almeno sarei riuscito a togliermi un peso dalle spalle. Pagami l'affitto! Sapevo che sarebbero stati guai il primo momento che l'ho vista. Ma una parte di me sperava che saremmo finiti insieme in qualche modo. Almeno per una notte. Era ancora invaghita di quel nanerottolo. Ma di chi stai parlando? Mio fratello, abbellisco la storia. Mi stai raccontando una storia? Ma altrimenti come fai a dormire? Va bene, continua pure. Sì, sembri stare bene. Forse dovresti vedere un dottore. Sei un tossico. Dimmi qualcosa che non so. Avrei dovuto lasciarti divorare le viscere per poi farti infestare una magione! Di che diavolo stai parlando? Che cosa sto guardando qui? Gusci blu, hai ingerito tanti di questi bastardi che potresti ripulire tutta la coppa arcobaleno. Ecco. Ah, è così che tratti tutti i tuoi pazienti? Quali pazienti? Non ho più dei pazienti regolari, sono bloccato ad incollare i gusci per i galoppini di Bowser! Io, ridotto così, dal mio stesso fratello! Mi tiene ancora il muso per quella storia delle pillole. Sono passati anni. Hai mandato a benedire la mia pratica, cazzone! Gli affari andavano bene qui. Quello insieme a tutte le principesse che portavo per i vari party. Stavo facendo una fortuna. Ed io continuo a ripeterti che non è stata opera mia. Era stata opera mia. Ho condotto la polizia fuori dalla sua porta. E in più sono riuscito a prendermi una parte del profitto senza che lui sospettasse qualcosa. Che cosa vuoi farci? Avevo un affitto da pagare. E con quello intendo debiti di gioco. E con quello intendo gli alimenti. Quanto tempo mi resta? 12 ore. 11 contando che eri svenuto. 11 ore. Avevo un lavoro da svolgere e neanche il tempo di raggruppare i soliti sospetti per poi prendere un drink. Mi toccherà del buon vecchio whisky da sporto. Dove stai andando? Ho un nuovo caso. Chi ha ucciso l'uomo nello specchio? Se non ci vedremo più, ricordati sempre. Ricordare cosa? Che so saltare più in alto di te, nanetto. Affanculo!